Non sopravviverai senza l'Adam che quelle cose trasportano. Sei pronto per barattare la tua vita, quella di mia moglie e mio figlio, per i piccoli Frankenstein della Tenenbaum? C'è un altro modo. Usa questo. Liberale dal tormento. Abbi fiducia in me. Ne varrà la pena. Vedrai. Scegli se salvare la sorellina o prosciugarla. Se la prosciughi otterrai il massimo di Adam da utilizzare per i plasmidi, ma lei non sopravviverà nel processo. Se la salvi otterrai meno Adam, ma la Tenenbaum ti ha promesso che ne varrà la pena. Penso che andrò a salvarle, le sorelline. Mi hai salvata! Il sentiero della rettitudine non è sempre facile, vero? La ricompensa diventerà chiara. Sii paziente. È ora della nanna, Mr. B. La Tenenbaum ti sta trattando come un idiota. Quelle cose sembrano delle ragazzine, ma l'apparenza inganna. Ti serve tutto l'Adam possibile per sopravvivere. Ho scelto... Incroci un'altra di quelle macchine Gatherer's Garden. Cerca di recuperare un paio di nuovi plasmidi, sempre che non costino troppo. Dicevo, ho scelto il... di salvare le sorelline. Ah, ok. Ci sono tanti cambiamenti. Guarda i fiori che cresciamo. Sono davvero sorprendenti. Perché cercherò di... di puntare al... al finale buono del gioco, che prevede che io salvi tutte le sorelline presenti nelle varie, nei vari livelli. Se faccio ESC, c'è questo indicatore che indica per l'appunto il numero delle sorelline presenti in questo livello, e ce n'è ancora una l'ho salvata, manca la prossima. Intanto vediamo cosa posso fare. Allora, vediamo un po' cos'è questo Gatherer's Garden. Il Gatherer's Garden è un luogo nel quale puoi spendere l'Adam per migliorare il tuo personaggio. Ciascun Gatherer's Garden offre miglioramenti dei tuoi livelli massimi di salute e IV, oltre a slot aggiuntivi nei quali installare plasmidi e tonici genetici. La maggior parte dei Gatherer's Garden offre dei plasmidi e tonici specifici. Alcuni possono essere nuovi, altri semplici aggiornamenti di poteri esistenti. Ogni oggetto in vendita presso ciascun Gatherer's Garden può essere acquistato una sola volta. Ok. Quindi... cosa posso fare? Questa è un'ottima cosa, eh. I kit medici ripristinano anche l'IV. Riduce tutti i danni fisici. Rende infuriato il bersaglio che prenderà di mira altri obiettivi e non te. Questo è veramente molto utile. I kit medici ripristinano anche l'IV. Sicuramente lo prendo. Ottieni il massimo dei tuoi kit medici con IV Add. Questo nuovo rivoluzionario tonico genetico permette al tuo corpo di produrre IV ogni volta che assimili i fattori di guarigione dei kit. Ottimo. E poi... anche questo qua riduce tutti i danni fisici, non è male. Non è male. Perché fanno molti danni a difficoltà elevata. Comunque non le posso prendere.
e quindi prenderò anche corazza. Utilissimo nelle situazioni di pericolo, corazza fornisce una protezione fantastica contro i piccoli colpi e i graffi. Però, scarica statica invece penso che lo sostituirò. Perfetto. Abbiamo fatto quello che potevamo fare. Volendo posso tornare a spendere ulteriore Adam. Ok. Speravo di poter mettere un nuovo slot, invece non posso. Ma non c'è niente. E di qua non si passa. Allora procediamo da questo lato. Qual è la più grande punizione inflitta al genere umano? Ok. La schiavitù? L'olocausto? La dittatura? Stai inventando qualunque cosa! Lo strumento attorno al quale sono questa malattia. E voilà. Sono gravi. E adesso? Così mi cura anche un po' di Eve. Ottimo. Non c'è nulla più. Diamo un'occhiata alla mappa. Allora, se non mi sbaglio, qua da qualche parte dovrebbe esserci questo pezzo qua. Però qua come faccio? Mi serve l'alt plasmide. Per sbloccare quell'area mi serve ovviamente c'è la possibilità di cambiare questi. Non me lo ricordo. Non mi ricordo se posso cambiare. Non mi ricordo male, si poteva. A quanto pare non posso, ragazzi. Prezzatino che curiamo, ci sono tanti cambiamenti. Guarda i fiori che crescono. Va bene, va bene. Qua è tutto bloccato. Andiamo un po' avanti, lì in quella parte ghiacciata ci tornerò dopo, un'altra volta. Quindi. Devo andare di qua, sì, no? Ok.
non è semplicissimo orientarsi nella mappa, eh. Hai bisogno della chiave dell'ufficio Chompers Dental. Quindi nulla di fatto. Tutto. C'è la possibilità di entrare qua dentro? Dovrebbe. Quanto pare no. Beh, si entra di qua facilmente. Ok. Quindi qua dovrei aver fatto tutto, a parte quella piccola. Ma c'è un'altra zona che non ho esplorato. Dovrebbe essere di qua. Sì, che è quella crono a cui non posso accedere. Bene. E poi di qua c'è questa zona da cui sono già uscito. Ok, qua abbiamo fatto tutto, ragazzi. Ho fatto tutto, quindi posso andarmene. Quando qualcuno vuol far fare agli altri il proprio. Devo andare. Dove devo andare? Obiettivo, ecco, me l'ha data. Si tira in ballo l'altruismo. Non pensare solo agli affari tuoi. Abbiamo un po' di dollari. Fa sempre comodo. Quindi me ne devo andare da qui. Sei pronto? È ora di affrontare uno dei Big Daddy. Aia. Non sarà facile, ma è l'unico modo per raggiungere le sorelline e l'Adam che trasportano. C'è un'altra sorellina più avanti. Per ottenere l'Adam da lei, prima dovrei affrontare il suo Big Daddy. Ci rimarrò secco, ragazzi, sicuro. Oh, aiuto! Mamma mia. Allora. Voglio cercare un punto con l'acqua. Vediamo se riesco a portarlo qua sotto. Chi è? Un altro Jack!
mi becca anche qua, la ragazza. Allora. Eccolo là. Fammi andare via. Dov'è che sei? Mamma mia, ragazzi. Aiuto! Mi fa male! Bene. Qua per esempio. Porca miseria. Uccidilo. Per forza di cose. Per forza di cose. Ok. Allora. Bene. Non è che posso portarmi la mia questa qua con... magari... Purtroppo no. Ok, allora è meglio che non mi avvicini troppo. Sento l'odore di un altro agente. Bene. Ah, non ho più manco. Ok. Ragazzi, purtroppo mi ha seccato di nuovo. Vediamo i proiettili. Non so se è anche di uomo. Proiettili perforanti. Ormai però è fregato. Ormai è fatto. Già. E adesso è il tuo turno, ragazzina. No. E vai. Grazie, però intanto prima mi hai mandato contro il buttafuori, il Big Daddy. Va bene. Quindi adesso potrei teoricamente andare a recuperare, ma magari me lo tengo un po' in questo Ada. Allora, vediamo un pochino
saliamo. Mi voglio anche curare. Il fondale degli oceani è la nostra casa, ma può anche essere un posto pericoloso. Ogni falla può essere pericolosa. Quanto ce n'è di Big Daddy? Se vedete dell'acqua, comunicatelo subito al consiglio centrale. Sono curioso di vedere che cos'è che va a fare. Quasi me ne vado, ragazzi. Ok, andiamocene. A che punto sei? Entra dall'accesso di emergenza appena arrivi. Ryan ti sta osservando. Non lo sentirai arrivare. Prima che tu te ne renda conto. Sono stato abbastanza veloce. Che succede, Mary? Ti vedo un po' giù di corda. Non mi sento granché bene. Ho i brividi, la nausea e a volte ho persino delle allucinazioni. Proviamo ad aggirare questo macchinario. Ok. E poi me ne serve uno così, perfetto. E qua comprerò un pochino. Ok. A posto. Ricorda, ricombinati con cautela e sarai felice. Dove cavolo è? Ah, è qua sopra, è qua sopra. Ok, perfetto. Metti in dubbio il mio giudizio. Non esiste il tuo corpo. Presto, qualcuno chiude la porta! Ok, perfetto. Va bene. Non c'è niente mai in questi cassi. Troppo. Dollari. L'altro si è fatto esplodere, quindi... Ok, questo dovrebbe essere l'accesso di sicurezza. Ormai non c'è più niente da fare. No. E le sorelline di questo livello le ho trovate tutte. Ok. Just the night. Vediamo se posso fare qualcosa. Non mi pare. Forse devo usare. Ok. Non so davvero come, ma ce l'hai fatta. Adesso raggiungimi a Portnet. Non vedo l'ora di stringerti la mano. E vai. Po' di dollari che non fanno mai male. Neptune's. Ok, questo è un modo, ci fa scegliere la destinazione da raggiungere.